Mentre in Italia si manganellano i cittadini che stanno protestando giustamente contro il TAP, una di quelle infrastrutture inutili che tra l'altro a Melendugno stravolgerà il paesaggio e delle bellezze naturali incredibili, noi siamo in Danimarca. Qui in Danimarca, a Copenaghen, stamattina e per tutta la giornata abbiamo incontrato sia istituzioni, sia personalità dell'università e sia attori privati che stanno lavorando ad un programma energetico che è stato avviato qualche anno fa e si prefigge entro il 2050 di arrivare alla indipendenza dai combustibili fossili. È il nostro stesso programma energetico, quello che noi abbiamo presentato come Movimento 5 Stelle in Italia, che purtroppo però non è stato ancora avviato perché non siamo al governo, ma ci andremo presto. Non essendo stato ancora avviato, invece essendo stato avviato qui, possiamo capire qui cosa stia funzionando e cosa si debba migliorare per un programma energetico che mira nel 2050 ad uscire dai combustibili fossili. Parlavo del TAP e di Melendugno perché è la solita miopia del governo italiano dei vecchi partiti, di quelli che inseguono sempre le lobby, le solite lobby dei carbon fossili, le solite lobby legate a questi grandi gasdotti che devono servire a fare business, non ad approvvigionare energeticamente l'Italia, perché è dimostrato che quel gasdotto non ci darà nessun vantaggio dal punto di vista dell'approvvigionamento del gas delle nostre famiglie, mentre lì c'è sempre la solita miopia nel nostro paese dei vecchi partiti, qui si respira un'aria differente, di un paese che vuole emanciparsi dalle vecchie logiche energetiche e lo può fare perché hanno le risorse, ma hanno soprattutto le nuove tecnologie che tra l'altro coinvolgono aziende italiane come l'Enel. Sì, il Movimento 5 Stelle non è né di destra né di sinistra, ma è di buon senso. Quindi abbiamo la volontà di andare in giro per il mondo a cercare le migliori risorse e le buone idee perché vogliamo applicarle nel nostro paese a favore dei cittadini italiani. Appena atterrati a Copenaghen abbiamo iniziato subito una serie serrata di incontri proprio per carpire tutte le informazioni possibili di questo paese che vuole arrivare al 2050 ad essere alimentato da energia solamente da fonti alternative e fonti rinnovabili. E quindi abbiamo incontrato innanzitutto l'assessore all'ambiente della città di Copenaghen, perché la città di Copenaghen è la città più green d'Europa. Da Copenaghen possiamo imparare molto, soprattutto in termini di mobilità. E abbiamo visto come hanno sviluppato negli ultimi 20-30 anni la mobilità, ad esempio, attraverso le piste ciclabili. Oggi hanno più biciclette di automobili in giro per le strade, nonostante il clima non sia certo favorevole. Si può fare con un cambiamento, prima di tutto infrastrutturale e poi anche mentale, di comportamento, di abitudini. E poi abbiamo incontrato dei parlamentari, del Parlamento appunto danese e abbiamo incontrato delle forze politiche nuove, perché anche qui sono stanche dei partiti di destra e di sinistra e cercano qualcosa di alternativo che sia soprattutto un movimento di idee più che di principi vecchi e ormai vissuti come qualcosa di pesante, un laccio alla possibilità del paese di poter progredire andando verso i bisogni dei cittadini. Dopodiché ci siamo spostati in un'area reale, concreta di sviluppo urbano, dove si sta mettendo a rete un power lab, mettendo insieme privati, pubblico e municipio, si sta cercando di studiare il modo migliore per rendere sostenibile un'area metropolitana dal punto di vista energetico, facendo delle sperimentazioni, ad esempio con delle batterie di ultima generazione. E infine siamo qui al Politecnico di Copenaghen per capire cosa stanno studiando i ricercatori qui in Danimarca, di cui vi parlerà Gianni Girotto. Sì, qui abbiamo tre piccioni con una fava, neanche due, ne abbiamo tre. Qui abbiamo risparmio economico, abbiamo tutela dell'ambiente e abbiamo nuovi posti di lavoro. Allora, il 25% delle emissioni mondiali di CO2 sono del settore trasporti, quindi le autovetture e i camion. L'Istat ci dice che il 14% della spesa familiare va per le automobili, l'acquisto, la manutenzione e soprattutto i combustibili. Qui cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo una cosa che qui in Danimarca si può fare in Inghilterra, si può fare in Germania,
non si può fare in Italia semplicemente perché manca la legge, non perché tecnicamente non siamo capaci, siamo capacissimi e come, ma manca la legge. Vedete quel cavo, quando è la lucetta verde simula il fatto che è la macchina che sta pompando energia verso la rete, mentre la rossa fa vedere la macchina che si sta ricaricando. Quindi un'automobile elettrica, chiaramente quella è un'automobile elettrica con il pacco batterie, in cui però l'automobile funziona in entrambi i sensi, non si limita a succhiare energia dalla rete, ma può anche restituire energia dalla rete. È quello che si dice offrire servizi sul mercato elettrico. Ecco, questo consentirebbe corposi risparmi ulteriori ai possessori di un'auto elettrica. Ricordiamo che già adesso un chilometro su un'auto normale costa 8 centesimi, un chilometro su un'auto elettrica costa un centesimo, quindi 8 volte di meno. In più, utilizzando questo sistema, il fornitore di elettricità è disponibile a pagare il possessore dell'automobile affinché l'automobile lavori nei due sensi. Ora, l'Unione Europea ha già dato le date di trasformazione. Già al 2030 metà del parco degli autoveicoli deve essere elettrico. Questa è una notizia che si sa poco, ma al 2030 già metà deve essere elettrico. Ecco, questa è una soluzione eccezionale perché consente un risparmio per l'utente e soprattutto stabilizza la rete, perché in questo momento l'Italia è fortemente svantaggiata dal punto di vista di avere poca stabilità sulla rete, deve chiamare le centrali in emergenza e pagarle carissime, mentre in questo caso si possono utilizzare le auto elettriche come un'enorme batteria. Nel momento in cui noi dovessimo avere 10, 20, 50, 100.000 auto elettriche, diventano un'enorme batteria capace di prendersi gli eccessi delle rinnovabili quando producono troppo e restituirli invece quando è la rete ad aver bisogno di energia. Ecco, questo è un esempio di una cosa che si può fare tranquillamente, ma in Italia manca la norma e quindi è un problema puramente burocratico. Buongiorno a tutti, questo è un esempio di come in un sistema paese come la Danimarca abbiamo la possibilità, un simulatore dove da un lato viene simulata la produzione dell'eolica e man mano che questa sale e salgono anche, come vedete possono salire i consumi delle abitazioni, scende magari verso sera la produzione da solare fotovoltaica, questa, e abbiamo la possibilità a un certo punto delle autovetture elettriche che possono scaricare l'energia accumulata durante il giorno e oppure caricarsi quando magari i consumi domestici sono bassi e quindi di conseguenza abbiamo la possibilità di usare la rete come un sistema di bilanciamento, ovvero non abbiamo i consumi domestici che assorbono energia, utilizziamo quel momento per caricare le batterie delle autovetture. Poi può succedere che in determinati periodi del giorno noi invece abbiamo un picco di domanda e allora a quel punto il sistema si comporta diversamente, cioè anziché andare a caricare le batterie noi invertiamo il senso e le batterie delle auto vanno a gestire il picco della domanda derivante da un aumento dei consumi. E quindi di conseguenza in questo caso le batterie fanno un servizio di stabilizzazione della rete. Peccato che questa soluzione ad oggi nella normativa italiana non è permessa. Allora, mentre l'Europa sta investendo in energie rinnovabili dappertutto, in tutti quanti i paesi degli Stati membri dell'Unione Europea, purtroppo l'Italia invece investe ancora in fossile, addirittura c'è una strategia per il raddoppio delle estrazioni delle fonti fossili in Italia, noi lo vediamo nelle nostre regioni, soprattutto quelle del sud. La scusa è che si guadagna di più, si guadagna qualcosa, almeno si risparmia qualche cosa. Allora bisogna fare un po' di conti. L'Italia ha grosso modo bisogno di circa 160 milioni di tonnellate di petrolio equivalente all'anno di energia, ne usa circa 110 in termini di petrolio e gas tra importato, soltanto 11 milioni di queste tonnellate di petrolio equivalente vengono prodotte in Italia. Ma il punto è che questo petrolio equivalente prodotto in Italia non è che ci fa risparmiare, noi lo compriamo esattamente allo stesso prezzo del petrolio che compriamo dall'Arabia Saudita. E questo è il punto fondamentale. L'Italia ci guadagna soltanto le royalties, circa
400 milioni di euro all'anno, che sono una cifra irrisoria rispetto al nostro PIL nazionale, quindi non abbiamo nessun impatto reale sul nostro PIL nazionale. Le royalty, 400 milioni all'anno, corrispondono allo 0,01,5% del nostro PIL. Quindi abbiamo soltanto un impatto negativo sul turismo, sulla pesca, sull'agricoltura, sulle nostre produzioni locali. Quindi dobbiamo cambiare strada, come stanno facendo gli altri paesi, gli altri stati membri. Oggi qui l'abbiamo visto, Copenaghen, la Danimarca è uno dei paesi che è maggiormente avanti, è leader in questo settore. E io in particolare ho chiesto cosa sta facendo l'amministrazione, la municipalità di Copenaghen rispetto al Covenant of Mayors, cioè il patto dei sindaci. Un patto dei sindaci che vede un contributo di tutti quanti i sindaci delle città europee che prendono finanziamenti dall'Unione Europea per poter ridurre le emissioni di CO2, per contribuire tutti quindi alla lotta al cambiamento climatico. Loro sono leader in questo, stanno facendo questo. Noi iniziamo a farlo nei comuni che sono di nostra amministrazione, mentre tutti quanti i comuni degli altri partiti purtroppo spesso hanno fatto soltanto la progettazione o talvolta neanche quello. Insomma, noi stiamo cercando di elaborare un piano nuovo che ci permetta di prendere, di intercettare i fondi europei, di utilizzarli ai fini dovuti, anche nel senso dello sfruttamento giusto dell'energia, e quindi partecipare a quello che è anche un progetto generale, globale, che è l'abbattimento delle emissioni, quindi la lotta al riscaldamento globale. Come avete visto, ci sono le soluzioni, le intelligenze per riuscire a compiere una rivoluzione energetica. L'energia non è soltanto economia, l'energia è politica estera, è pace, è comunità, è famiglia, è alla base della nostra società. Ora dobbiamo compiere una scelta, lo dobbiamo fare nell'urna quando andiamo a votare. Possiamo scegliere di continuare a votare quelli che si fanno finanziare la campagna elettorale da chi ci tiene legati al petrolio e al carbone, e possiamo scegliere invece di mandarli a casa quelli che si fanno pagare la campagna elettorale dalle solite aziende dei carbon fossili e cominciare a pensare ad un paese diverso in cui quello che hanno avviato qui può diventare realtà anche da noi. E pensate che questo paese estrae petrolio, fa soldi estraendo petrolio, eppure si è messo in testa di uscire dalla dipendenza dai carbon fossili, non domani, ma con un piano graduale, ma che si deve avviare. Una volta al governo noi avvieremo questo programma energetico nazionale che nel 2020 esce dal carbone e nel 2050 arriva all'uscita totale dal petrolio. E questo programma è stato creato dalle persone che hanno parlato, da alcune delle persone che hanno parlato qui prima, come Davide Crippa, Gianni Girotto, da tanti altri che ci hanno lavorato, esperti, parlamentari, e ci siamo dati tutto un obiettivo: compiere una vera e propria rivoluzione energetica che trasformerà sicuramente la vita di tutti i giorni degli italiani in meglio. Tenete presente che il paese in cui siamo, secondo l'ONU, è il secondo paese per felicità al mondo. Ciao a tutti.